Grazie a Giorgio, Fast Food Freestyler, Nicole, Mimi Sara Band e i nostri ragazzi che poi vi presenterò. Bene, allora è arrivato il momento del secondo ospite, ve l'ho preannunciato prima della pubblicità. E lui è il delfino paraolimpico per eccellenza, colui che non si arrende mai, è davvero unico. Scopriamo insieme chi è tramite la clip selfie. Ciao a tutti, sono Federico Morlacchio, 24 anni, studio osteopatia e nel tempo libero nuoto. Ho vinto in carriera 36 medaglie internazionali, tra cui 7 alle Paralimpiadi, 14 ai mondiali e 15 agli europei. Se volete scoprire ancora un po', io ho fede e ci vediamo in TV. Ciao! Ed eccolo con noi, supera ogni limite e dimostra che si può vincere davvero sempre. Federico Morlacchi! Ciao Federico! Benvenuto, accomodati pure. Ed eccoci insieme Federico, benvenuto! Ho sentito, ci hai detto nella tua clip selfie che hai grande fede, quindi... soprattutto dal tuo nome e anche dal mio, non poteva essere differentemente. Un tripudio di fede, un no? Tripudio di fede quest'oggi nel nostro studio. Senti, se tu ti dovessi descrivere, come lo faresti? Ma direi che Federico è una persona molto semplice ed è un Federico che va un po' oltre l'atleta, quindi non è solo quello che vince, ma è anche quello che perde, quello che ride, quello che va al cinema. C'è molto di più del solo atleta. Senti, tu sei rientrato da pochissimo dal Messico e sei rientrato con un titolo davvero importante, non lo voglio dire, lo lascio dire a te. Allora, intanto c'è da dire che siamo stati la nazionale più vincente a un mondiale, credo, di sempre. Quindi con un totale di 38 medaglie e il mio bottino sono 2 ori, 3 argenti e 2 bronzi, quindi direi che... 38 medaglie, complimenti! E sei fresco fresco di medaglia d'oro. Sono anche molto stanco, quindi sì. Beh, avrei tempo per recuperare, una medaglia d'oro, insomma, le vale tutte queste stanchezze, direi. Sì, diciamo che non c'è neanche stato quasi il tempo di goderne, perché sono tornato e subito fra l'università e l'uscita del mio libro, perché ho anche scritto un'autobiografia. E poi ne parleremo, perché hai scritto anche un libro molto bello, sì. Tra l'altro ti dai un grande da fare. Lo facciamo comunque subito tramite C'è Fede e Fede. Federico carissimo, la fede nella famiglia, la famiglia è un caposaldo, è importante, è fondamentale, lo diciamo sempre. È davvero così importante avere un sostegno da parte della famiglia o si può fare anche senza? Allora, io sono totalmente convinto che nella differenza fra uno che poi alla fine ce la fa e uno che se si barcamena ci sia proprio la famiglia, quindi è quel sostegno in più, è come una base del castello. Il castello viene su comunque, però c'è una base che è totalmente diversa, quindi le sue fondamenta sono molto più forti, quindi io ti dico che è molto molto importante la famiglia. La fede nell'amore.
In amore non si esce sempre vincitori, questo lo sappiamo credo un po' tutti quanti, sia i nostri telespettatori a casa che qua in studio. Nello sport invece tu sei uno che vince molto, ti definiresti anche un grande campione in amore? Diciamo che è un mazzo grosso così di due di picche e uno grosso così in cui ce l'ho fatta, quindi assolutamente no. Beh, diciamo che tutti questi due di picche, poi con tutte le medaglie anche che hai vinto, i libri scritti e quant'altro, ci avranno ripensato nel tempo, io credo, sai? Alla fine della fiera anche i due di picche ti servono per crescere, quindi io... Esattamente benvenuti così. Anche a quelli. Senti, la fede nello studio. Una volta finita la carriera sportiva, succede molto spesso agli atleti, e noi di questo tra l'altro ne parliamo spesso anche con LGS che ci appoggia nella ricerca proprio degli atleti che collaborano con Solo Chi C'ha Fede, vengono un po' abbandonati tante volte. E c'è un po' una dimenticanza, ecco, dei grandi titoli che hanno ricevuto. Sì, io sono convintissimo anche che uno sportivo non debba essere solo uno sportivo, perché poi la tua carriera prima o poi finisce e rimane la persona. Quindi è molto importante far crescere sia l'atleta che la persona allo stesso momento con una prospettiva. Bravo Federico. Allora, cerchiamo di raccontare qualcosa in più di Federico Morlacchi attraverso le foto che rappresentano un po' la tua vita e gli eventi più particolari. Lo facciamo tramite foto ricordo. Prima foto. E direi che questo non è stato un due di picche. Per fortuna no, dai. Almeno no. Una nella vita. Beh, basta quella buona però, sai? Sì, sì, l'importante sì, è sempre la qualità. Vogliamo parlare di Giulia? Beh, Giulia ci siamo conosciuti a Mondiali di Montreal 2013. Lei è rimasta in carrozzina nel 2010 dopo un incidente sportivo. Caspita. Sì, ma la vita va avanti. Lei è appena diventata campionessa del mondo, quindi devo dire che... Vabbè, raccontacelo, raccontacelo, no? Campionessa del mondo, sì. Nella tua stessa specialità. Centorana, lei è centorana, lei è una ranista. Sì. Beh, facciamole un applauso, un saluto, complimenti a Giulia, brava, brava. Prossima immagine. Un'altra medaglia. Queste sono le Paralimpiadi di Rio del 2016. Sì. Raccontaci come ti sei classificato e come è andata quell'esperienza. Un oro, tre argenti e un quarto posto. Ma hai lasciato qualche medaglia a qualcun altro? Sì, caspita. Nel quarto posto. Solo e un po' ce l'ho qua. Raccontaci dalla medaglia. Di Rio. Ma devo dire che, allora, innanzitutto io di solito sono uno che le gare se le ricorda molto bene. E io questa gara qui non me la ricordo assolutamente. Io ho un buco di 2 minuti e 20 nel mio cervello in cui ho fatto quella gara. Si vede che ero talmente tanto preso dal momento che io non me la ricordo. Ho lasciato fare al corpo e la testa ha fatto, vabbè, ciao. Ci vediamo fra 2 minuti. Quindi tu sei ritornato in te quando sei uscito dalla piscina fondamentalmente. Sì, sì, hai quando detto, mi sono ho già fatto accorto. La gara. Sì, 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 è stato proprio così. Cioè ho dei... ricordi, ma non so se me li sono inventati. Prossima foto. E Federico bambino. Questo sei tu da bimbo. Quanti anni avevi in questa foto? Credo 3. Ti ricordi chi ha fatto questo scatto? Assolutamente no. Sarà stato mamma o papà? Può essere, sì, sì. Ma che bel bambino che ero. Dopo mi sono rovinato, però era un ma bel bambino. Dai. Senti, cosa ti fa venire in mente questa immagine? Ma devo dire la mia infanzia molto, cioè io di solito sento delle storie molto strappalacrime da parte di atleti, persone con disabilità. Credo che una particolarità mia sia che non c'è stata nessuna storia strappalacrime. Io alle elementari andavo in giro gattonando perché avendo una gamba più corta non posso camminare. Certo. E c'era tutta la mia classe che andava in giro gattonando. La mia fortuna è stata proprio quella di essere circondato da persone molto intelligenti che mi hanno fatto sentire, cioè
come sono, una persona normalissima. Ho una gamba più corta, però c'è chi è miope, che è una disabilità anche quella, perché è un'abilità diversa, vuol dire. Certo. Quindi non c'è niente da dire, sono io con un femore un po' più corto, fine. Vediamo cosa ci racconta la prossima foto. Con il papà. Raccontaci. Ma devo dire che in questa immagine credo che ci sia l'essenza della famiglia, no? Alla fine della fiera è un sostenersi sempre a vicenda. Beh, è sempre una bella immagine, il papà che ti porge questa torta con il boccone, con un viso amorevole, e tu eri molto contento anche di questo. Beh, io poi sono un golosone, quindi il tuo dolce preferito? Tirami su, però io anche sono un goloso impressionante, quindi basta che mi tenga anche là un pezzo di cioccolato e lo mangio. Così proprio? Me lo lanci, sì, in acqua. Senti, dicevi, ti hanno fatto un complimento bellissimo. Sì, mi hanno detto che mio papà sembrava più un mio amico, quindi è proprio una cosa, perché il papà è anche un amico, no? Senti, adesso che rapporto hai con il tuo papà? Ma mi ha chiamato ieri e non gli ho risposto, quindi scusami. Però sono ancora un po' così dal fuso, quindi dai. Un po' alla volta, insomma. Sì, sì. Però no, siete sempre amici. Sì, sì. Sappiamo che quando c'è bisogno c'è sempre quell'appoggio. Ci siete l'uno per l'altra. Sì. Questa è la famiglia. Federico, allora, adesso ci vogliamo emozionare, capire anche i tuoi gusti musicali e quelli che hanno caratterizzato momenti più salienti della tua vita, almeno lo facciamo tramite i nostri tre brani con My Music. Primo brano per la Mimì Sara Band. Vivo come se fosse possibile avere il cielo come punto di partenza, non come limite. Vivo come se fosse possibile avere il cielo come punto di partenza, non come limite. Vivo come se, bravissima la nostra Nicola, hai sentito? Vivo come se, cosa dice questa canzone per te? Cosa allora, racconta al tuo cuore? Questa canzone inizia con: dal mondo ho appreso una verità, la forza di volontà ha più peso della forza di gravità, quindi devo dire che è già una frase che dice è stupenda, tutto. Quindi se vuoi puoi, e non importa le difficoltà, i tempi così, ma se ti ci metti con anima e corpo otterrai il risultato. Sì. Prossimo brano. We take care of our own. We take care of our own. Wherever there's black flow. We take care of our own. We take care of our own. We take care of our own. Wherever there's black flow. We take care of our own. Beh, qua hai scelto un brano del grande Bruce che io adoro da morire. Raccontaci di questa canzone. Questa canzone ha fatto, credo, da sottofondo per tutta la mia prima Paralimpiade Londra. Quindi io di solito non sono uno che ascolta musica prima delle gare, ma in camera di chiamata, quella volta sempre prima della gara, c'era questo brano che mi aspettava e mi ha... E ti ha accompagnato e ti ha portato sì. Bene. Sì. Ultimo brano. So che non è una fantasia, non è stata una follia, quella stella la vedi anche tu, perciò io la seguo e adesso so che poi la raggiungo.
Band, Associazione Minuetto, sono meravigliosi. 883, ci sono anch'io. Questa canzone è, credo, il must, ed è proprio un inno al dire ok, ci sono anch'io, cioè posso fare qualcosa, posso lasciare un segno in questo mondo. Che segno pensi di aver lasciato per ora in questo mondo? O che segno vorresti lasciare? Beh, io credo di aver dato qualcosa al mondo. Credo che la cosa più importante di un atleta, oltre le medaglie, oltre ai record, ci sia la persona. E l'aver portato dei ragazzi che erano in casa, in piscina, credo che sia forse il risultato più bello e più grande che io potessi mai ottenere. Com'è andata? Beh, devo dire... bene, c'è cioè il caso più eclatante. Raccontaci com'è avvenuto. È una ragazzina svizzera che ha la mia stessa disabilità, che lei non conosceva niente del nuoto, i suoi genitori hanno contattato i miei, abbiamo parlato e ora questa ragazzina nuota per la mia società ed è un'ottima promessa. Bravo. Grazie a te e a chi fa quello che fai tu, grazie, perché davvero è necessario, soprattutto al giorno d'oggi, non perdere di vista insomma i valori e darsi una mano quando si può, soprattutto nelle difficoltà. Federico, tu hai mai abbassato la guardia nella tua vita? Sì, delle volte sì. Ad esempio? Delle volte ci sono dei sacrifici, abbassi un po' la guardia, sei un po' fiacco, però la vita... Qui in generale la guardia non l'hai mai abbassata? E comunque, dovesse capitare, non ti preoccupare, perché ti mandiamo la nostra Sonia De Biase con Non abbassare mai la guardia! Ed ecco qua la nostra Sonia De Biase, noi siamo sempre in guardia perché pronti a tutto. Allora, cara Sonia, sei andata a incontrare i campioni come spesso hai fatto e quest'oggi ci hai portato un campione particolare, ma non vi svelo di più perché lo farai tu adesso attraverso Non abbassare mai la guardia. Vediamocelo subito. Ciao a tutti gli amici di Sport Italia, ciao, sono Chiccia Fede, siamo qua con Mattia Pasini, ci troviamo a Monza, ciao Mattia! Ciao a tutti! Prossimi obiettivi? Ma sicuramente stiamo concentrati sulla prossima stagione, che è quella importante, di Moto 2, in moto, e quindi finito qui ci dedicheremo già a tempo pieno alla prossima stagione. Senti, io con me ho sempre un braccialetto che si prende cura di me, qual è la cosa che ti fa sentire più protetto nella vita? Ostia, beh, sicuro, non lo so, le persone che ho intorno, non ne ho idea, sono abbastanza sicuro, anche perché tanto non puoi essere, è un po' un'illusione, però bisogna crederci, quindi... Allora, visto che bisogna essere sicuri nella vita, tu andrai sempre a guardia alta, sì. Quindi non abbassare mai la guardia. Mai abbassare la guardia. Ciao! Ascoltato, bella giornata al Rally di Monza. Assolutamente sì, grande emozione, brividi come sempre. Senti, e ovviamente brividi sempre ma in sicurezza, perché tu hai la tua guardia del corpo sempre con te, ovvero il tuo Lightbringer. Sempre con me. E a proposito di questo, sentiamo direttamente dalla voce del nostro Giuseppe, che è distributore assoluto e unico per Lightbringer in Italia, di che cosa si tratta e magari se ci può servire nel nostro sport e non solo. Giuseppe. Sì, oggi ci sono delle novità, perché ieri abbiamo fatto uscire la nuova applicazione che è sostanzialmente più vicina ancora allo sportivo. Il sistema privilegia, tanto lo sapete che fa 248 misurazioni al minuto, quindi tantissime, ma abbiamo introdotto anche delle altre variabili, cioè se l'atleta in questo momento fa attività sportiva indoor o outdoor, e anche la temperatura esterna, che è in grado ovviamente di modificare le prestazioni dell'atleta. Quindi il sistema oggi è ancora più preciso e ancora più adatto a chi fa dello sport. Dal punto di vista invece sportivo, le cose che sono rimaste è il calcolo dell'adrenalina, il battito cardiaco, l'ossigenazione del sangue, quindi tutte cose, parametri che sono utili proprio per lo sportivo, per monitorare la sua attività e quindi la sua performance nell'allenamento ma anche in gara. Quindi il sistema oggi è ancora più innovativo, ancora più preciso.
Grazie Giuseppe. Sonia, bene, avanti tutta, sempre con la tua grinta, la tua decisione, la tua forza. Grazie. Grazie a prestissimo. A voi tutti. Ciao, grazie. Grazie alla nostra Sonia De Biase. Ed eccoci Federico, perché è il momento di capire se tu metti più testa o più cuore in ciò che fai, ovvero il nostro partner Bricofer mette testa e cuore in tutto quello che fa, con grande amore, ma delle volte bisogna scegliere testa o cuore. Attraverso queste immagini capiamo che cosa sceglierai. Avanti con testa o cuore. Prima immagine. Oh! Testa o cuore, prima di tutto? Cuore, assolutamente cuore. Sì. Dove vi trovavate? Eravamo alle piramidi di Teotihuacan. Città del Messico. Sì, Città del Messico, 300.000 gradini per salire. Infatti, come vedi, ho anche un tape sulla gamba, perché sennò non ce l'avrei mai fatta. Caspita, li avete fatti tutti? Con una gamba è un'impresa titanica, però... Bravissimo, caspita. E il vero problema era scendere. Questo lo voglio sottolineare, perché c'è chi si lamenta, hai capito, per fare 4 piani di scale nella normalità. Tu quanti scalini hai fatto? Non lo so, ma erano tutti grossi così e alti tanto così, quindi è stata una bella lotta. Con una gamba sola, ecco, queste le cose vanno specificate e sottolineate. Prossima immagine. Testa o cuore? Cuore. Spieghiamo perché allora. Questa qui è la mia cittadina di... appartenenza, Luino. La tua città natale? Sì, ed è la vista dal mio liceo, quindi devo dire che anche se i voti proprio non erano il massimo, almeno c'era una bella vista. Però sì, è un posto spettacolare. Poi, tornati da Città del Messico, in cui ci sono circa 15 milioni di macchine, devo dire che anche l'aria di Milano sembrava quella della Valsenales, quindi... Prossima immagine. Oh, testa o cuore? Cuore. Anzi, direi testa, però non posso dirti cosa, quindi cuore. Allora, spieghiamola. Questo è il vero Federico, sì. Cioè un Federico molto mattacchione, ludico, mettiamola mattacchione. Così. Mattacchione. Ma ce la spieghi? Cioè, cuore perché? Perché non posso dire testa. No, beh, cuore, perché sono davvero... Cioè, di testa qua c'è... Molto poco, perché sennò sarei internato in un reparto psichiatrico, quindi... Perché il leone? Ma niente, perché ero lì, non avevo niente da fare. Questo cappello me lo sono comprato a Montreal, me lo sono messo e mi sono detto, però assomiglio un po', e mi sono messo a cercare un'immagine che fosse molto simile. Poi ci ho fatto il Totally Looks Like, che sono proprio uguale. Un leone mattacchione, insomma. Sì, diciamo... Che lo sei? Leone marino. Un leone marino mattacchione. Senti, come sei messo con le mani? Nel senso, la tua manualità con il fai da te? Con l'acqua sì, con il fai da te male. E a proposito di acqua, tra il dire e il fare c'è di mezzo? Questa volta non il mare, mi sa, perché sennò magari sarei messo un po' molto meglio. Molto meglio. Mm. E invece vediamo cosa combini con Black & Decker. Tra il dire e il fare. Vieni, andiamo Federico. Eccoci Federico, allora è il momento di vedere come te la cavi con il fai da te, tra il dire e il fare. Allora ti faccio attrezzare con gli occhialini. Sono pronto. Tu sei anche pratico con gli occhialini da piscina sempre. Guanto e vediamo che risultato farai, perché qua guarda ce ne abbiamo di un po' di tutto. Carlo Molfetta è sempre in testa con 11, poi abbiamo una bella sorta di 9 viti, poi 8, Valentina Zambrotta, Antonello Riva, poi la Sara Cardin 6 e per arrivare a Tacconi che ne ha fatto uno solo e Beccalossi addirittura 0. L'importante quindi, è non allora, arrivare ultimo. Sistemiamo. Sentiamo quanto sei carico. Da 1 a 100 direi 101. Quindi ma anche vai. 110. Vai col tempo! Via! Vai. Forza! Avanti, avanti, avanti! Vai, vai, vai! Vai! Vai Fede, vai Fede! Guarda qua quanta fede che abbiamo in due! Forza, solo forza! Fede. Vai, vai, vai! Ok, ok, ti dico come siamo con il tempo! 21, 6, 22 secondi, 23! Dai, non sei nemmeno a metà tempo! Non sei nemmeno a metà tempo!
tempo, vai! Ok, inizia con l'avvitatore. Ah. Forza, forza! Dai, magari chi lo sa, poi sorpresona, perché il vincitore poi si porterà a casa con la bella valigetta, avanti, avanti. Beh, però vedo che, guarda, qualche lavoretto a casa lo fai, Quanto tempo? Allora, ancora soltanto 8 secondi, 7, vede, pochissimo, pochissimo, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Come siamo allora? Vediamo. Diciamo allora, meglio che io nuoti. Allora, sicuramente quello lo fai estremamente bene. 5. 5 viti, 1, 2, 3, 4, 5, 5 viti. Ultimo. Non sei assolutamente ultimo, anzi. Ma guarda che il momento fai da te... È un momento veramente che, si vede che siamo sottovalutato, atleti, eh? Ma si vede però. Che infatti siete degli atleti ed è giusto così. Però guarda, non è male, non è male, perché guarda, vicino a Moggi anche tu ne hai fatti 5, quindi non è male, poi insomma, questo è. Si può migliorare. Sempre. Allora, adesso ti faccio ritornare a posto, lasciamo qua occhiali e guanti e ci riaccomodiamo perché ci con salutiamo. Con occhialine. Cuffie e occhialini e siamo a posto. Andiamo Federico, andiamo. Grazie. Dai, Federico, non è andata così male. Non è andata così male alla Bastava fine. Bastava non arrivare ultimo. E infatti, come hai detto, infatti così è stato. Federico, carissimo, un consiglio tuo, una cosa che hai vissuto tu nel tempo e che ha aiutato te a diventare il campione che sei. Di non adagiarsi mai sugli allori. Quindi se si fa una buona cosa, non dire ok, l'ho fatto, ora sono il migliore, ciao. Anzi, di lavorarci. E lavorarci sempre di più perché quelli dietro non vedono l'ora di arrivare davanti, quindi devi tenerli un po' più dietro. Senti Federico, è molto importante anche l'ironia, perché abbiamo scoperto anche un personaggio molto ironico in te questa sera. Sì, quel pizzico di leggerezza che fa sì che le sconfitte non ti affossino e che le vittorie non ti facciano volare come Icaro, perché quindi devi sempre stare ben bilanciato. Il tuo libro? Molto brevemente è un'autobiografia e che il ricavato darà una mano alla mia società sportiva, cioè il 100% di quello che entrerà sarà destinato alla promozione e all'avvio di giovani ragazzi con disabilità. Il titolo del tuo libro? Nato per l'acqua, la Staria, editore, speriamo che... Nato per l'acqua, comprate. Federico Morlacchi, grazie Federico grazie. Per essere stati con noi. Noi ti salutiamo, grazie Federico, grazie, davvero grazie per essere stato con noi. Grazie. A prestissimo, grazie. Puoi accomodare, grazie, grazie ancora. Grazie. Ciao. Noi ci rivediamo quindi la prossima settimana con il lato umano dello sport. Buona serata a tutti, a prestissimo, grazie. Solo chi c'ha fede, so inside the blog. Solo chi c'ha fede.